Bella a tutti ragazzi, oggi è Iflex che vi parla e siamo tornati in un nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Siamo al 18° episodio ed oggi, come avevo detto nello scorso episodio mi pare, andiamo a costruire, vabbè qui non ho dimenticato, andiamo a costruire il coso là dove si entra per la mob, per la farm di zombie. Oh, finalmente ci sono riuscito a dire. Quindi dove era? Eccolo qua. Scendiamo perché prima dobbiamo rivedere, perché bellissima, guardate. Aspetta che ci sono, ne ammazzo qualcuno perché ci sta. Buongiorno. Non pare c'è niente. Qui questo, qui. Vabbè, questo qua lo prendo, lo metto tutto in una cassa. Ecco, sono iniziato a spawnare. Ehi! Come? Dove? Te la spacco quella faccia. Brutto idiota stupido. Sì, si è bloccato. Ehi! Ecco, questo qua è buono da ammazzare. Ecco, c'è una nuova esperienza e tutto va qua dentro. Qua, no? E fa, giusto. Allora, in questo episodio mi avevo detto andiamo a costruire tipo una casetta, cioè proprio una tettoia là alla fine. Quindi, prima di iniziare però qui appiattisco tutto perché è d'obbligo. Perché sennò come la devo fare? Quindi, vabbè, faccio un po' questo piccolo lavoro off camera. Ecco qui ho finito di... di sistemare un pochino la zona. Qui ho ricoperto un po' il fiume, qui ho fatto tutto così. E quindi ora passiamo alla costruzione. Quindi qua dobbiamo fare 1, 2, 3, 4. Quindi facciamo così. Ovviamente sono 3 mi pare. Aspettate. E la facciamo di 3, va bene. La stessa cosa, perché forse così mi viene giusta. Quindi se le misure li prendo mi viene storta, quindi tanto vale non ne prendo. Vabbè, qui niente. Ecco fatto. Quindi l'aumento di un'altra fila. Così. Dopo dobbiamo fare tutto così fino a collegarlo. Ho sbagliato. Ma che cavolo, eh? Cioè, ma una volta faccio una cosa senza sbagliare. Quindi qui faccio così. Aspettate, qui l'ho dimenticato, ecco. Quindi ecco fatto, mamma mia, sta venendo bellissimissimo. Beh, non è niente di che. Poi quella mucca e quel maiale muoiono perché io ho tanto bisogno di carne. Quindi facciamo così. Ecco, una bella, niente, a posto. Quindi ecco fatto. Che schifo. No, vabbè raga, ancora non è finito. Non ho più legna. Aspetta, levo tipo questo blocco di uno, così tipo lo faccio un pochino più a spiego, così intanto ci vado pure a risparmiare. Quindi 1, 2, 3 e 4. Così li vado a mettere. Ecco fatto. Quindi dopo andiamo a mettere questi così. Forse così, dai, ci sta. Bello bello. Qui ora facciamo pure un'altra cosa. Ah, appostissimo. Vabbè, qui ne manca una che la vado a prendere a casa senza cadere in miniera. Quindi vado subito a casa perché va, è giusto. Come potete vedere nell'inventario anche la dosa dice che serve per prendere le foglie degli alberi, ma anche le cose delle pecore, la lana. Quindi aspettate un attimo, intanto vado a prendere questi, fino a 7, mamma mia che schifo, non ho più risorse, sono un povero. Poi, cos'altro devo prendere? Boh. Allora, quindi saliamo. Questa terra intanto la vado a posare perché mi servirà per i sotterranei, che vi faccio vedere, sono
stanno quasi finendo di propagare l'erba. Guardate che bello, bellissimo effetto. Qui non lo so perché non... è fermo tipo da un sacco di tempo, quindi aspettate. Ecco, così hai più illuminazione. Qui c'è le nostre due stanze, bello. Comunque sta riuscendo veramente un bellissimo risultato, mi sta piacendo veramente tantissimo. Forse ci sta meglio l'erba che la lana rossa, quindi penso che avevate ragione. Anzi, senza penso, avevate ragione sicuro. No, aspetta, vieni qua. Quindi andiamo veloci. Quindi salta, salta, salta. Ecco, già si vede un pochino più da lontano. Quindi dobbiamo fare così. Sì, dai, penso che lo lascio così, quindi uno mi è avanzato. E qui facciamo così. Ora, intanto mangio. Il sole dove? Eccola. Boh, forse ancora c'ho un pochino di tempo. Andiamo per la prima volta nella giungla. Quindi attraversiamo questo fiume. Bello, guardate bello questo bioma. Invece veramente tanto, perché tanto. A parte che è difficile camminare, però a parte questo è molto bello questo bioma, perché è proprio quel verde forte bello. I meloni, belli, andiamoli a prendere. Anche se mi spawnano poco, però ci potranno servire in futuro, quindi vado a prendere. Ecco fatto, solo tre. Mamma mia che tristezza, questi sono tutti i fiori. Allora, quindi andiamo a prendere un pochino di queste foglie con questo bellissimo coso velocissimissimo. Quanto ne ho prese? 20. Ah, voglio, ormai lo levo tutto, sto cespuglio. Vai, distruggiamo tutto. Ecco, avete visto cosa ho trovato? Beh, voglia. Ecco, altri bellissimi meloni. Dopo. Eccole, abbiamo anche le... questo perché ce l'ho, vabbè, è bello. Le arrampicanti, che sono belle. Ma così me ne da solo, quindi facciamo una cosa a scaltra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene. Quindi a posto, quindi già ne ho 11, quindi ci sta. Questo qui dopo verremo un altro giorno per vedere se troviamo il tempio della giungla. Non è oggi il giorno, perché va, oggi dobbiamo dedicarci ad altro. Quindi se io dico una cosa, se l'episodio deve essere fatto per costruire questa specie di casetta, si deve fare questo. Cioè no, che poi metto, inizio a cercare il tempio della giungla e da che faccio una cosa non ne passa ad altro. No, finiamo qua e dopo, cavolo, nel prossimo episodio lo faccio. Quindi mettiamo un pochino di queste vines, che sono molto carine, mi piacciono tanto. Quindi qua così e qua così, bello tutto, tutto pendente. Quindi aspettate, forse non mi bastano. E qui una la metto di qua. Sta facendo buio. No. Beh, così. Ormai tanto li metto tutte. Ecco, bello. Bellissimo. Qui lo lascio tipo con l'erba. Tipo che è una tettoia, così se piove tu ti ripari. Questa qua ora la andiamo a mettere di giorno, perché non voglio che spawnino quegli schifosi creeper del cavolo. Mamma mia, non li sopporto. Mamma mia, che schifo. Ma voi, cioè, non potevate creare un altro mob? Cioè, dico, ma i creep, che schifo. Mamma mia, non li sopporto. Quindi, già che ci sono, prendo... aspetta, cosa devo prendere? Ho dimenticato. Ah, la terra, perché così posso salire tranquillamente lì sopra e mettere tipo quell'erba là. Erba alta. Posiamola, questa pure. Dopo posi i meloni. Questo li vado a posare sotto. Allora, ecco qua. Uno e due. Bello. Non c'è niente, è a posto. Comunque si è rotto il nostro elmetto, tanto per oggi non ci serve, quindi ora alla prossima spedizione ci metteremo l'elmetto. Sì, il prossimo episodio sarà di esplorazione. Quindi nel prossimo episodio andremo a vedere se troveremo il tempio della giungla. Ma
Ci sono due giù, cioè è enorme, è gigantesca. Forse è tutta unita. Quindi, raga, il prossimo episodio si deve fare assolutissimamente perché è bellissimo. Mi sono scordato di prendere le torce, ma al solito mi devo scordare sempre qualcosa. Quindi qui tipo faccio così, bello. No, aspettate. Madonna. Vabbè, faccio così come faccio prima. Tutto bello decorato. Ma tipo faccio un cordone. Questo lo prendo. Così già è molto più carino. Aspettate, magari posso alzarlo. Aspettate, vediamo come viene. No, così non mi piace. Quindi questo lo spacco. Allora, questo lo prendo. Ecco fatto. Uno e due. No, caduto stupido idiota, handicappato. Sì. Andiamo a risalire. Perché stupido. Aspettare, qui la devo rispaccare. Ecco, la metto qua. Dopo facciamo così. Tutto uguale. Viene, penso, abbastanza carina. Tipo un po' che sta un po' nella natura. Però non so se li spreco, li metto qua. Ecco. Non ho preso più del dovuto. Vabbè, tanto ci potranno servire in futuro. Quindi va, non le vado a buttare. Bella, dai, mi piace. Bel risultato, no, veramente. Mi piace. Mi piace, bello. Magari aspettate. Dai, stupendo, no, bellissima. Questa è veramente bella. No, dai, mi piace tantissimo, raga. Non potete dire che è brutta perché a me piace. Vabbè, poi ognuno c'ha giustamente i suoi gusti. Comunque è bello, guardate. Poi lì ora gli vado a mettere qualche albero. Quindi ora vado un attimo a casa e vedere se c'ho l'albero. Così lo inizio a piantare. Sto mongoloide ha fame. Ecco, arriva rimorchio. Quindi poso questo, no, qui è pieno, quindi poso uno, due, pure pieno qua, quindi questo lo prendo per buttarlo, questo prendo per buttarlo, questo prendo per buttarlo, e poi quello è uno, due, tre e basta. Quindi questo lo andiamo a buttare, questi schifi, mamma mia. No, devo prendere gli alberi prima di andarmene. Dove sono? Non mi dite che ora non ho alberi perché io impazzisco. Ma porco due! Allora raga, ecco che ho buttato queste cose qui. Ora, siccome mi servono degli alberi, tiro giù queste cose. Penso che me lo danno qualche albero, sono tutte spaccate. Quindi sistemo qua, recupero nel frattempo anche del legno e degli alberi. Quindi faccio questo piccolo taglio e ci rivediamo tra poco. Allora raga, ho distrutto quei due alberi. Quindi me ne ha dati quattro. Che è buono. Quindi uno lo pianto qua, l'altro lo pianto qua. Questi crescono e si riempiono la loro zona. Quindi ho recuperato anche un bel po' di legno. Sì, ora alla prossima costruzione non ho bisogno di nuovo di rompere gli alberi, fare cose. Quindi uno lo pianto qua che è più alto. Magari uno qua dietro. Vabbè, poi tutto qui va. Avete capito? C'è ora qua tutto con gli alberi. E questo qua che si immerge nella natura. Comunque mi piace. Non dite che è brutto. Allora, aspettate, mi sono dimenticato di prendere le torce a casa. Mamma mia la testa che ho. Guardate, se mi devo scordare le cose non c'è verso. Sempre qualcosa me la scordo. Quindi prendo le torce mie. Bello. Forza. Belli, no dai, mi piace raga, non c'è niente da fare. Allora, quindi intanto illuminiamo qua perché poi tipo di notte spawnano. Ma non qua, stupido. Quindi uno. No, deve essere perfetto. Ecco, ce l'ho fatta dopo 10 anni e mezzo. Quindi qui faccio così. Uno, due, anzi no, di dietro ci sta meglio secondo me. 1, 2. Ecco, già tipo che ci sono queste vines che scendono.
No, mi piace veramente tantissimo. No, l'ho dovuta levare perché c'è quella torcia antipappata. No, dai, vabbè, qui le levo. Perché deve essere tutto erboso. Ecco fatto. Bello, dai, mi piace, raga. Quindi fatemi sapere voi sotto nei commenti se vi piace questa tettoia, finalmente. Nel prossimo episodio andremo ad esplorare la giungla. Quindi alla ricerca del tempio della giungla. Questo video può terminare qui. Come al solito, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Da iFlex è tutto. Bella!